o da evitare, secondo me. Allora, due note velocissime. Jean-Pierre Robinot è probabilmente uno dei produttori di vino artigianali più iconici che esistono al mondo. C'è sicuramente un bel po' di genio, c'è una marea di sregolatezza ed è anche quello che diciamo ci diverte. Lui è un signore non del tutto giovane, perché ha 76 anni quest'anno, che ha iniziato a fare questo mestiere a 52. Lui nasce come oste a Parigi, aveva un'enoteca e un wine bar, dove si avvicina ai primi vini naturali, chiamiamoli così, quindi ai primi grandi produttori di vini naturali che passavano da Parigi. Inizia a conoscere questo tipo di vino, si appassiona e dice, a un certo punto arriva al punto di non riuscire più a proporre vini che non siano proprio come vuole lui. Quindi dice, l'unica maniera di farlo è farlo io. Quindi molla tutto, torna in Loira, di cui era originario, e con i soldi che aveva compra qualche piccolo ettaro, anche perché, come diceva prima Andrea, era una zona abbastanza dimenticata da Dio ai tempi, quindi si poteva anche comprare abbastanza bene il terreno, e inizia a produrre prevalentemente due cepage, due vitigni, lo Chenin Blanc, che è quello che adesso trovate nel bicchiere, e il Pinot de Nice, che è quello che avete bevuto prima, seppur di un altro produttore. Quindi lui, quando parla di se stesso come enologo, come produttore di vino, dice, alla fine lo faccio da 20 anni, no? Quindi sono solo alla 24esima vendemmia, quindi sono forse appena uscito dalla pubertà. E se lo vedete dal vivo è anche verosimile come cosa, perché sembra un rocker con i capelli lunghi, completamente matto, giacca di pelle, e i suoi vini sono un po' come lui, un po' imbizzarriti, molto vivi, sono vini assolutamente, ecco, se prima ho parlato di non interventismo, qua è quasi, sono vini quasi alchemici, tra virgolette, e sono vini in cui il terroir parla da solo, per intenderci, e allo stesso tempo dove si lascia che l'uva si esprima nella maniera migliore. E lui è un interprete della filosofia biodinamica nella maniera più precisa possibile, quindi gli imbottigliamenti li fa tutti all'aperto, solo a temperatura negativa, nel periodo più freddo dell'anno, non usa assolutamente solforosa in nessuna fase della vinificazione, quindi può capitare che magari in determinati momenti il vino prenda un po' vita. Per esempio adesso lo sentite, il vino nasce per essere un vino fermo, un vino tranquillo, in questo momento è pétillant quasi, una fermentazione carbonica in atto nella quale gli zuccheri residui evidentemente non svolti nella fase di vinificazione adesso sono ripartiti. La cosa un po' che lo caratterizza è il fatto che tutte le sue fermentazioni alcoliche siano fermentazioni lunghissime, perché non utilizzando lieviti selezionati ma lasciando che siano i lieviti presenti in cantina a lavorare, spesso capita che una fermentazione che dovrebbe durare qualche mese per lui duri 2 o 3 anni. E quindi lui il vino lo fa uscire quando è pronto. Ci sono vini che per lui escono dopo un anno, come la Cuvée Bistrologie, perché è uscita circa 6 mesi fa, e ho vini che devo ricordare di prendere il taxi, e ho vini che magari escono dopo 6 o 7 anni, semplicemente quando la fase fermentativa è terminata. E su quello che abbiamo nel bicchiere lo lascio dire a te. Grazie Simone, ma il quadro, mentre parlava, ci avevate questo vino sotto il naso, penso che vi siete fatti un'idea molto chiara del personaggio, ma in realtà lavorare in questo modo è effettivamente più difficile che lavorare con le filtrazioni, con il controllo temperatura, con l'enologo sempre accanto che ti controlla pH e altro. Questo si lavora un po' a sensazioni, ma poi comunque si deve andare sul mercato, quindi bisogna offrire prodotti che le persone sono riconoscibili, ma anche che abbiano un'impronta non solo personale, ma anche che riflettono il territorio, riflettano il vitigno, in questo caso lo Chenin Blanc, che è un'uva che ormai è diventata internazionale. Pensate che c'è anche in Sicilia diversi Chenin Blanc, Sudafrica, ed è una zona che è un'uva che, se studi il manuale del Master Wine, dice, beh, questo profumo di lana bagnata, wet wool, come dicono loro. In effetti qua dentro, fra gli altri profumi, c'è anche la lana bagnata, ce lo possiamo risentire, ma è ovvio che è una semplificazione molto proprio da classica inglese, no? Anglosassone, classifica tutto. In realtà lo Chenin è ben più the wet wool, e loro dicono anche l'acidità, un altro aspetto molto importante dello Chenin, soprattutto coltivato in certo modo. Direi che qua c'è tanto altro, c'è l'albicocca macerata, c'è il miele d'acacia, c'è la cera d'api, ci sono sensazioni che
prima magari c'avevamo lo zafferano, sicuramente anche un tocco di zafferano, adesso ci riusciamo a sentirlo, una nota pepata, il pepe bianco, il muschio, il masca, anzi scusate, non il muschio, quindi c'è le note di mandorla, il pinolo, un po' di frutta secca, però quello al di là delle sensazioni, l'idea è comunque di qualcosa, come diceva Simone, molto vitale, molto vivo, ben presente, soprattutto assaggiandolo sentite questa grande complessità che fa capire come questo vino avrà anche una bellissima evoluzione, questa frizzante, questa lieve nota frizzante che non c'è in tutti, questa seconda bottiglia non ce l'ho, nella prima ho servito ce l'aveva, perché anche lì dipende dallo zucchero che rimane residuo, quindi nelle bottiglie in cui c'è rimasto un po' di zucchero con il rialzo della temperatura si sviluppa un po' di CO2, in quelle dove era finita, diciamo che non c'è finito nessun grammo di zucchero, non sono ripartite, quindi c'è una piccola differenza bottiglia a bottiglia, ma comunque tutti hanno questo colore bello, appena velato, e poi direi questo gusto molto balsamico, ricorda la camomilla, ricorda certe tisane alla verbena, e soprattutto regala questa lunghezza, questa nota in bocca, caramella d'orzo, viene in mente anche, veramente ogni volta poi servito un po' fresco, più gradi prende, più comincia a diventare interessante, e diventerà anche interessante in prospettiva. Riuscire a tenerselo un pochino lì sarebbe ideale, ovviamente non ci si la fa mai, arriva, si compra, si beve e ciao. E quindi ecco, questa è un'idea proprio di quello che doveva essere la Loira, quindi non appunto lana bagnata, un po' d'acidità e ciao, un vino che ti metti lì, ti chiacchieri, poi ci puoi costruire da bravo nerd del vino tutti i discorsi che vuoi, ma alla fine ricordiamoci da dove è partito lui, cioè lui faceva l'ostia a Parigi in un panorama enoico molto omologato, molto noioso, molto schematizzato, fatto per il turista. Voi pensate che la Francia nel vino è 20-30 anni avanti da noi, no? Così come ora noi negli ultimi anni abbiamo fatto il Chianti Lasso, il Brunello, gli abbiamo fatto il Super Tuscan, il Bolgheri, e uno va a assaggiare e trova vini tutti abbastanza simili. Il turista è contento per fare l'esperienza, però poi chi dopo un po', forse vende questi vini tutti uguali, ti vengono un po' a noia. E quindi lui ha proprio detto, no, io devo andare a fare un vino che vorrei servire nel mio locale. E quindi un vino che sia appunto contadino, franco, immediato, pulito, bello, ma che sia anche autentico. Quindi non segua uno schema, ma segua più la natura. E poi alla fine ci entri anche in sintonia, direi, in maniera molto più immediata e molto più coinvolgente. Buon proseguimento.